always fun, old man, and I ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pockets like a sack. Il primo video news di questo canale. Io sono Agromoderni e anche oggi vi porterò alla scoperta della tecnologia, di Farm Simulator e dell'agricoltura. Oggi in particolare andremo a scoprire il New Holland Demo Tour 2013 Italia. Il nuovo iPhone 5C che si propone come smartphone economico. Della nuova riapertura dell'Italian Farmer su un nuovo server dedicato. Della vittoria della Valtra nel campionato europeo di tractor pulling. Ed alla fine parleremo di alcune news e futuri progetti di Agromodding. È da poco iniziato il tour della New Holland, che presenterà delle novità sull'alta potenza. Sarà inoltre presente la Alpego, che porterà il nuovo dissodatore pieghevole Mega Cracker KX da 5 metri e 11 ancore, e il nuovo coltivatore Puma. Gli altri due attrezzi presenti a questo evento saranno la seminatrice a file binate Twin della Matermac ed infine un aratro erbo. Le tappe definite per il momento sono 4 e durano ciascuna 3 giorni. La prima comincia martedì 24 settembre a Verola Nuova, Brescia, e termina giovedì 26. La seconda tappa sarà Bologna, dal 1 ottobre al 3 ottobre. La terza sarà Cuneo, dal 15 ottobre al 17 ottobre. E la quarta a Foggia, dal 29 ottobre al 31 ottobre. Lo schieramento delle macchine della New Holland è così composto: un T6 150 Auto Command, un T6 140 Electro Command, un T7 270 Auto Command Blue Power, un T7 270 Auto Command, un T7 260 Power Command, un T7 210 Auto Command Blue Power, un T7 210 Auto Command, un T7 210 Power Command e ben due T8 390 Ultra Command. È stato presentato due settimane fa e ha già fatto notizia e scalpore. Si tratta dell'iPhone 5C. Il nuovo smartphone creato dalla Apple è stato presentato insieme al suo fratello maggiore 5S. La novità sarà la ricerca da parte di Apple nel dare al pubblico uno smartphone grande nel contenuto ma piccolo nel prezzo. In realtà potremmo dire che è semplicemente l'iPhone 5 con materiali meno raffinati, tra cui policarbonato. Apple comunque si accorse della sua grande fortuna nell'ambito giovanile e non più solo manageriale e lavorativo. Da qui la scelta di fare un telefono colorato, social e che rispecchi i gusti dei giovani. Comunque le funzioni rimarranno tali e quali a quelle del suo predecessore iPhone 5. So quello che starete pensando. Oh, finalmente un iPhone che costi meno! Beh, vi sbagliate, Apple ha reso pubblici i prezzi. Si tratta di $99 per la versione 16 GB e $199 per quella 32 GB, ma solo facendo un contratto con un'azienda telefonica americana. Per ora si è incerti sul prezzo italiano, ma si parla di 500 euro e 600 euro per i rispettivi modelli. L'Italian Farmer è passato di livello. Dalla scorsa settimana lo staff del forum ha deciso di affittare un server a pagamento su cui ostare un sito web collegato al forum. I vantaggi di questa scelta sono molteplici. Tutte le mod sono ostate sul forum e con download diretto previo passaggio su AdFly. La possibilità, se non obbligo, di ostare le proprie immagini sul server del forum. La mancanza di pubblicità, anche se future decisioni potrebbero implementarla per ammortizzare i costi, ed infine una migliore organizzazione delle varie pagine. Il nuovo indirizzo è www.web.italianfarmers.net. Se eravate ex iscritti dovrete riregistrarvi e da lì ripartire.
L'organizzazione di tutto ciò si basa su un sito, su cui vengono postate mod e news. Le più importanti fanno parte di uno slide. Ma cliccando sulle varie mod si potrà aprire il topic del forum collegato, su cui rispondere. Decisione presa, forse? Seguendo LSUK e altri siti / forum famosi per avere un forum pulito. Dal punto di vista grafico però il forum pecca sotto alcuni aspetti, che lo rendono meno di impatto rispetto ad altri siti in stile minimalista. Si è svolto domenica 15 settembre a Zele, in Belgio, il campionato europeo di tractor pulling. Sesta medaglia personale per Matti Herlevi, che alla guida del Caesar si è aggiudicato il titolo europeo di campione della categoria Pro Stock. Con due medaglie all'attivo, la sorella Joanna Herlevi ha guadagnato il terzo posto a bordo del suo Ganyam Style, conquistata da Urian Duin alla guida del Next Sensation, la medaglia di argento. È la quinta volta, pur a distanza di anni, che i trattori Valtra si aggiudicano i diversi campionati europei. Lo scorso inverno abbiamo dedicato molto tempo ragionando su come migliorare i nostri trattori, ha dichiarato Matti Herlevi. L'ultima notizia di questa settimana è dedicata ad Ago Modding. Per chi non lo conoscesse, è uno fra i più acclamati modder di Farming Simulator del mondo. È l'autore di mod del calibro della serie 500, 700 e 900 Fender, i modelli della SDF e del suo celebre 7R. Molti però non sanno che alcune delle sue mod, che tra l'altro state vedendo in sovraimpressione, sono ultimate, ma non ancora rese pubbliche. Nonostante conoscessi la risposta, ho riproposto la domanda che molti di voi mi fanno. Quando usciranno le sue mod? Ecco che mi ha risposto. Beh, per quello tutto dipende solo dall'uscita della patch finale, per vedere l'esito dei John Deere e dei nuovi Vario 900. Questo perché Jans, ad ogni patch, cambiava qualcosa negli script per il multi, con il risultato che attualmente è impossibile fare test MP affidabili, a meno che si facciano mod semplici, prive di script o con script leggeri. I nuovi progetti comunque sono molti e verranno mostrati nelle prossime puntate di Agro News. Potete comunque rimanere aggiornati sulle work in progress di Ago entrando a far parte del suo gruppo Facebook o semplicemente richiedendo l'amicizia ad Ago Modding, A e G maiuscole. Per questa puntata di Agro News è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io sono Agromoderni e vi invito a iscrivervi al canale, a lasciarmi un mi piace per farmi capire che questa serie vi piace e a lasciare un commento se avete necessità o voglia di discutere a proposito delle notizie che abbiamo trattato oggi. Bene, da Agromoderni è tutto, ci si ribecca fra una settimana in cui farò uscire il secondo numero di Agro News.